Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, un po' di tempo fa vi ho fatto un video in cui rispondevo alle domande più str che mi vengono lasciate un po' su tutti i social e che di solito cerco di evitare. Vi era piaciuto molto quel video, quindi ho pensato di farne uno aggiornato, anche perché naturalmente, essendo passato un po' di tempo, mi stanno arrivando anche tantissime altre domande un po' str, un po' maleducate, tanto maleducate a volte. Come sempre, su questi argomenti di materiale ne abbiamo sempre tantissimo. Mi sono segnata tutte le domande e iniziamo. Prima domanda che mi perseguita da anni: perché ti sei lasciata con inserisci nome dell'ex? Ci tengo in particolare a rispondere a questo tipo di domanda, questa domanda, e ad affrontare questo argomento per dirvi quali sono i miei pensieri quando leggo questo tipo di domanda e per ragionarci un attimino assieme. Premetto dicendo che sono stata io naturalmente a condividere la mia vita sui social media, sono stata io a condividere anche lati privati della mia vita sui social media e quindi sono sempre la prima a dire, a puntualizzare questo fatto che io capisco perfettamente la curiosità. Quando mi avete visto per tanto tempo magari con una persona, poi è naturale che vogliate sapere come mai quella persona non c'è più nella mia vita. E vi capisco in questo soprattutto perché io stessa sono follower di altri youtuber, di altri content creator, quindi capisco perfettamente e anche condivido la curiosità. Però vi faccio ragionare su una cosa, nel senso, a voi piacerebbe che dopo 6 anni, 3 anni, 5 anni che vi siete lasciati con qualcuno, le persone continuassero a chiedervi come mai, ma perché, ma cosa è successo, eccetera, eccetera. Io vorrei puntualizzare il fatto che io vedo questo tipo di domanda, ma se non rispondo è perché magari anche non posso condividere tante cose private naturalmente sui miei social e quindi, pur comprendendo la vostra curiosità in merito, non posso proprio soddisfarla più di quanto già abbia cercato di fare, perché vi ho sempre tenuti partecipi anche dei miei momenti no e di quando stavo attraversando una rottura, quindi cercate di pensare se fosse un vostro amico, una vostra amica, e magari sapete che per lui o per lei è stato un momento difficile, o anche se è passato un po' di tempo, ma vedete che il vostro amico o la vostra amica non ne vuole parlare, non andreste lì ad insistere perché appunto sapete che magari non è il caso, ecco. Perché purtroppo un po' il downside di quando condividi tanto della tua vita privata è che se una relazione finisce, poi, e ho sentito tantissimi influencer parlare di questo, è che quando poi la tua relazione finisce, tu riceverai domande a proposito di quella relazione, cioè a me ancora chiedono di Neil, e con Neil ci siamo lasciati nel 2015. Ripeto, non è una cosa che mi infastidisce assolutamente, perché appunto capisco da dove arriva quella domanda e so che per la maggior parte delle volte almeno non viene fatta con malizia, ma è proprio dettata da genuina curiosità. Però io non la farei questa domanda, ecco, sui social. Magari mi terrei la mia curiosità, ma mi renderei conto che, essendo delle cose molto delicate, se il creator non ne parla, non ne ha parlato in passato, quando è successo, eccetera, molto probabilmente perché non se la sente o non può condividere più di quello che già ha condiviso. Quindi una cosa che accetto, perché so che è comune a tutti gli influencer, a tutti i creator che condividono la loro vita privata, però ci tenevo appunto un po' a fare una riflessione su questo e vorrei anche onestamente sapere che cosa ne pensate voi. Altra domanda, che a tutti gli effetti è una domanda molto scortese, è, e mi viene fatta in tantissime forme diverse, ma diciamo che il fulcro è quello: ma sei ingrassata? Io penso che per la maggior parte delle persone che mi seguono sia abbastanza ovvio che non è una cosa da chiedere. Però vi posso garantire che è una domanda che mi viene fatta costantemente, e quindi anche qui ci tenevo a rispondere in particolare. L'ho detto più volte che negli ultimi 2 anni ho messo su più di qualche chilo, e non è un problema per me dirlo, però voglio farvi riflettere sul fatto che forse fare una domanda del genere non sia proprio la cosa più delicata e più gentile da chiedere, ecco. E secondo me, vi spiego secondo me perché
andrebbe evitata. So che anche in questo caso a volte la domanda non viene fatta con cattiveria, però vi posso assicurare che è comunque un po' maleducata, ecco, come domanda. La persona a cui state facendo questa domanda potrebbe effettivamente soffrire di questa cosa, quindi potete immaginare che se... cioè, la maggior parte delle persone quando ingrassa se ne rende conto ad un certo punto, perché non ti entrano i jeans. Cioè, a me tipo, io non riesco a chiudere i jeans che indossavo nel 2020. Quindi, per dire, chiunque ingrassi se ne rende conto. Quindi, quando noi andiamo a chiedere a qualcun altro, ma sei ingrassato? Dobbiamo capire che l'altra persona già lo sa, ne ha conoscenza, ma nel momento in cui tu lo vedi e te ne rendi conto, la persona già lo sa. E non sappiamo se l'altra persona magari soffre per questa cosa, magari sta cercando di dimagrire ma non ce la fa e quindi ci sta male a sentirsi fare una domanda del genere, perché dice oddio, quindi si vede, quindi poi ti fai ancora più i complessi. Secondo me dovremmo stare attenti a non ferire l'altra persona, anche se magari la domanda non ci viene con cattiveria, ma andrebbe evitato, ecco. Anche qui ditemi che cosa ne pensate, se vi è capitato che vi chiedessero ma sei ingrassata? Sei ingrassato? E che cosa avete risposto voi? Perché io solitamente dico sì, cioè non mi vanno più i jeans, cioè io non ho problemi a dirlo, però so che fa male, e fa male anche a me in primis. Sono stufa di dire no, ditemi quello che volete perché a me non fa nulla. No, effettivamente ci rimango male anch'io. Quando mi viene fatta in modo veramente cattivo ci rimango male anch'io, e quindi so quanto può ferire, ecco. Poi, altra domanda su cui voglio soffermarmi, perché è una domanda che non mi viene fatta spessissimo, ma è una costante, e ogni volta che mi viene fatta è sempre con tantissima, tantissima cattiveria. Ed è una domanda, ho notato tristemente, che alcune donne utilizzano per cercare di ferire altre donne. Per non dirvela esattamente come mi viene posta, perché non è sicuramente in modo così educato, ma ve l'ho cambiata un pochino, è: cosa ti sei fatta in viso? E molto spesso mi viene chiesto, mi viene detto, sei cambiata, non è vero che non hai fatto nulla, perché nel 2009 eri diversa. E anche qui vorrei fare una riflessione. Sono passati 14 anni dal 2009, quindi è ovvio che io sia diversa, perché non sono un AI generated personality, cioè non sono un robot, sono una persona, quindi naturalmente in 14 anni si cambia, e quindi non posso essere uguale a come ero nel 2009. Penso che nessuno di voi sia uguale a come era nel 2009, altrimenti siete un alieno, quindi so che, cioè, è una cosa che succede anche a me quando guardo alcuni creator di adesso, e tipo io li seguivo già nel 2008, per dire, ancora prima di iniziare con il mio canale. Anch'io penso, mio Dio, ma è cambiata tantissimo, è super diversa, ma perché il tempo inevitabilmente ti cambia. E se devo rispondere davvero a cosa ho fatto al mio viso, perché mi viene detto di tutto, mi viene detto che mi sono rifatta il seno, mi viene detto che mi sono rifatta il naso, mi vengono dette talmente tante cose, io tutto quello che ho fatto, che sono solo trattamenti di medicina estetica con una durata temporanea di qualche mese, l'ho sempre detto, cioè ho fatto il Botox sulla fronte e il filler, che ho poi anche rimosso, tra l'altro, e sto anche pensando di fare un altro ciclo di ialuronidase, perché ho la sensazione di avere ancora un po' di filler che voglio rimuovere del tutto, quindi proprio cambiamenti nella mia estetica non ce ne possono essere, perché il Botox sì, ti immobilizza, quindi non riesco a muovere tantissimo, a parte che non lo faccio mai al 100%, però non posso muovere tantissimissimo la fronte, però non ti dà cambiamenti estetici. Quindi quando vedo questa domanda so che è una domanda che è, appunto, non mi viene rivolta così come ve l'ho fatta io. Questa cosa mi viene detta in un modo veramente cattivo, e ogni volta mi rattrista un po' questa domanda, perché appunto è una domanda che donne fanno ad altre donne per cercare di buttarle giù, per cercare di sminuirle, di abbassare la loro autostima, quindi è una cosa che proprio non mi piace. Non mi piace neanche quando viene fatta, cioè, ci sono persone che purtroppo hanno esagerato con la chirurgia estetica, cosa a cui io non ho mai fatto ricorso alla chirurgia estetica, ma ci sono persone che hanno un po' abusato, ecco, della chirurgia estetica e della medicina estetica, che hanno cambiato i lineamenti visibilmente, ecco, e anche in quel caso non andrebbe chiesto, non andrebbe fatta questa domanda, anche quando i trattamenti estetici sono talmente evidenti sulla faccia di qualcuno, e comunque per
quanto mi riguarda, per quanto riguarda il mio pensiero, per come la penso io, non andrebbe chiesta, ecco, perché secondo me c'è un po' di body shaming anche in questo, nel senso c'è il body shaming perché sei troppo grassa, sei troppo magra, e c'è anche il body shaming per quanto riguarda i trattamenti estetici. Io sono d'accordo che le labbra come canotti non sono la cosa più bella al mondo, però se qualcuno se le fa e a lui o lei piacciono, nel senso, non andrei mai a fare una domanda del genere. Tra l'altro mi ricollegherò a questo nel prossimo video in cui risponderò alle domande sugli hater, perché vi metterò una domanda in cui traspare tutto questo alla perfezione e lì vi potrete rendere conto della cattiveria di cui vi sto parlando. Altra domanda che mi viene fatta spesso, anche se è abbastanza assurda, ma non l'ho mai menzionato e quindi vorrei approfittare in questo video, mi viene chiesto: puoi regalarmi o darmi a bassissimo prezzo una delle tue borse? Molto spesso si tratta di una Chanel. Ragazzi, io avevo fatto anche giveaway in cui regalavo cose di Chanel, ero andata personalmente a prendere gli orecchini nella boutique Chanel e mi sto anche informando per capire se posso fare altri giveaway, perché alcuni mi dicono no, altri mi dicono sì, e io con tutto il cuore non ho mai smesso di sperare di poter tornare a fare giveaway. Ma non capisco se chi mi fa questa domanda si aspetta veramente che io gli dica di sì, perché questa domanda mi viene fatta davvero tanto spesso, e se io dicessi, cioè se io dovessi regalare una borsa Chanel a tutti quelli che me lo chiedono, domani non avrei più una, e non volevo neanche menzionarla mai questa domanda, onestamente. Però siccome mi arriva, cioè sistematicamente, ciclicamente, non potevo veramente non menzionarla. Altra domanda su cui mi devo soffermare, soprattutto da quando vi ho detto che sono fidanzata, è: ma sei incinta? E qui anche vorrei fare un po' un ragionamento con voi, perché io so che dietro questa domanda, anche qui, a volte non viene usata cattiveria. A volte si tratta di pura curiosità, ma allora, numero uno, intanto rispondo: non sono incinta. Quando e se succederà sarete i primi a saperlo, prometto. Perché è una domanda che non andrebbe fatta, e se ne sta anche parlando abbastanza, quindi io mi meraviglio che mi arrivi questa domanda, però mi arriva tanto. Perché è una domanda che non andrebbe fatta? Perché noi non sappiamo se l'altra persona magari vorrebbe averlo un bambino ma non lo può avere, oppure magari ha avuto delle complicazioni, ha perso un bambino, magari stiamo toccando un tasto dolente per qualcosa che è successo in passato, e o magari ci sta provando ma non sa che cosa rispondere, nel senso, ci possono essere, nel frattempo fuori sta diluviando, ragazzi, c'è tipo una tromba d'aria, se sentite rumori è perché sta veramente venendo giù il diluvio universale. Quindi anche qui non sappiamo se questo argomento per l'altra persona è un argomento delicato, non sappiamo se ci sta male o se c'è stata male in passato, quindi è proprio una domanda che per la delicatezza dell'argomento andrebbe evitata, a meno che non siate veramente tanto, 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 tanto in confidenza, allora in quel caso ci potrebbe stare, ma nella gran parte dei casi sarebbe, secondo me, per quanto mi riguarda, da evitare. Anche qui ditemi voi che cosa ne pensate. Altra domanda che mi viene fatta ogni tanto e che mi lascia molto perplessa, e quindi vorrei toccare anche qui questo argomento, se ci sono altri influencer che vedono questo video, capire se viene chiesto anche a loro, perché da un annetto a questa parte, ogni tanto, un po' su un social, un po' sull'altro, devo dire meno su YouTube, molto di più su Instagram, mi viene chiesto: ma sei su OnlyFans? Io non capisco bene da dove arrivi questa domanda. So che ci sono alcuni creator, in particolare su TikTok, che oltre a fare i creator su TikTok, creano anche contenuti su OnlyFans, ma non capisco come possa essere una cosa da chiedere a qualcuno che tratta di moda, bellezza, viaggi, lifestyle, cioè da dove vi arriva, perché mi fate questa domanda, cioè perché mai dovrei avere OF? Se ce l'avessi probabilmente sarebbe linkato da qualche parte, ma non vi sembra che forse abbiate sbagliato angolino di internet, cioè forse dovete andare in un altro angolo di internet? Quindi mia family, queste erano le domande di oggi, naturalmente vi farò altri video del genere in futuro, spero che vi sia piaciuto, io vi mando un bacio gigante, il nostro abbraccio finale non può mai mancare, quindi venite qua che vi abbraccio forte, forte, forte. Io vi aspetto come sempre al prossimo video. Ciao!